Partiamo dai punti guadagnati. La Vigilia aveva detto che grazie ai tre punti poteva cambiare l'inerzia del campionato per il Biceglie, dando maggiore autostima alla squadra. Ed in effetti, diciamo, oggi si è avuta la conferma che dopo il vantaggio del Monopoli la squadra non si è affatto disunita ed è una vittoria fondamentale questa. Sì, assolutamente sì, tre punti direi importantissimi al cospetto di un'ottima squadra e al cospetto anche di una partita molto difficile. E credo che il risultato di parità sarebbe stato più giusto, però voglio fare un applauso ai ragazzi che comunque hanno spinto tanto proprio per cercare la vittoria, soprattutto dopo il loro vantaggio. E sapevamo che era una partita difficile, il primo tempo non volevamo rischiare di concedere quelle giocate su cui il Monopoli è veramente micidiale, e per poi cercare nel secondo tempo anche attraverso i cambi e dare un'accelerata alla partita, rompere, come dire, gli equilibri, magari anche allungando la squadra, anche prendendosi dei rischi. Siamo stati bravi da questo punto di vista, fortunati, perché comunque, come ho detto prima, il risultato di parità probabilmente era più giusto, però questa volontà, questa determinazione, questa voglia di andare oltre l'ostacolo, grazie all'aiuto del pubblico, per noi è stato fondamentale. Quindi ringrazio i ragazzi per la prestazione, ringrazio il pubblico perché li ha anche dopo 1-0 incoraggiati, e questa dimostrazione che il pubblico e i nostri tifosi sono importantissimi per questa squadra giovane, e quindi sono contento perché ci deve dare veramente quella spinta a crederci sempre fino alla fine, e a giocarcela con tutte le nostre armi, e l'invito che faccio ai ragazzi proprio alla luce di quello che ci ha dato sta partita e di pensare di essere importanti anche giocando solo 10 minuti. Per me la differenza in un gruppo, in una squadra è questa, e oggi abbiamo avuto la dimostrazione che chi è entrato ha dato un grande contributo. Il gol subito oggi forse è stato rimontato mentalmente dalla consapevolezza che si poteva fare, visto che c'era il precedente di Coppa Italia in cui era andata proprio così. Quel gol era evitabile? Assolutamente sì, sono molto arrabbiato per il gol subito e anche per la situazione precedente in cui, nonostante la difesa schierata, nonostante ci avessimo lavorato in settimana, abbiamo concesso una palla gol veramente importante a loro, e dobbiamo migliorare assolutamente su questo, perché abbiamo visto che in altre partite con calciatori importanti tu perdi la partita. È chiaro, la squadra è giovane, ha bisogno di lavorare. Ci stiamo mettendo anima e corpo su questo, e oggi ci è andata bene in queste due situazioni, e però dobbiamo lavorare su questo tanto. Mister, in telecronaca mi è capitato di sottolineare come la formazione, diciamo, venuta fuori dai suoi 5 cambi complessivi era esattamente la stessa che aveva iniziato la partita di Coppa Italia. Ora, è vero che c'è stato un percorso che voi avete avuto da quella partita ad oggi, però diciamo, confrontando i due schieramenti e diciamo, passato il messaggio secondo cui, diciamo, non esiste un vecchio Biceglie e un nuovo Biceglie, ma che tutti in qualche modo possono essere protagonisti anche cambiando magari assetto tattico in corso? Assolutamente sì. Questa deve essere la nostra prerogativa, i ragazzi lo sanno, e li stimo ogni giorno da questo punto di vista, perché credo che in un campionato difficile come questo, e in partite difficili come quella di oggi, credo che sia una prerogativa fondamentale. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, tutti devono sentirsi importanti, tutti devono dare il contributo per la squadra, perché e ogni partita è diversa dall'altra, pertanto prenderò
come esempio questa partita proprio per fortificare il concetto che sto cercando di portare avanti. È la strada giusta questa per mettersi in una condizione favorevole per restare tranquilli e pensare magari ad un campionato diverso dall'obiettivo minimo? Allora, questa è la strada giusta con un caposaldo fondamentale. Dobbiamo essere umili, dobbiamo pensare che dobbiamo salvarci, non fare nessun volo pindarico e avere la determinazione che il lavorare ogni giorno per migliorare sia la nostra missione. Il resto non mi interessa, adesso sto pensando già alla partita di Lecce e quindi nessun volo pindarico. Io voglio essere realista e voglio che i ragazzi abbiano, come dire, l'entusiasmo, l'autostima, la determinazione che stanno manifestando in questo ultimo scorcio di campionato, però non dimentichiamoci che veniamo da 3 sconfitte consecutive e quello che voglio è che non si ripetano questi alti e bassi, di avere questa continuità nelle prestazioni, speriamo anche nei risultati, ma soprattutto questa continuità nell'approccio all'allenamento, nella voglia di lavorare, con il caposaldo che vi ho detto, l'umiltà, i piedi per terra e pensare all'allenamento del giorno dopo. Mister, la prossima è appunto al Via del Mare di Lecce, dove il Biceglie ha mostrato un ottimo gioco nella partita di campionato. Che cosa si aspetta? Pensa di riuscire a riscattare magari il risultato dell'altra volta? Ma noi vogliamo qualificarci. È chiaro che sappiamo che giochiamo contro la squadra più forte del campionato, con una rosa di giocatori importantissima, però adesso recuperiamo energie. Il fatto di poter schierare i giocatori anche più freschi deve essere un vantaggio per noi, quindi dobbiamo cercare di andare a Lecce a giocarci la partita, perché poi c'è in palio una qualificazione che comunque sarebbe una soddisfazione enorme. Ieri parlavamo della necessità di avere il maggior numero possibile di atleti pronti a dare anche un contributo, fosse limitato a pochi minuti sul rettangolo di gioco. Possiamo dire, alla luce almeno di quello che si è visto questa sera, che la strada intrapresa è quella giusta? Sì, sì, al di là del risultato, perché comunque era quello che volevo e quello che i ragazzi devono, come ho detto prima, convincersi, perché per una squadra giovane come la nostra, inesperta in questo campionato come la nostra, è fondamentale sfruttare tutte le risorse possibili, quindi un giocatore deve capire che può essere protagonista e determinante anche se giocando 5 minuti.